Ciao ragazze, in questo video vedrete il tutorial per questo trucco. Un trucco che volevo fare da un po' con questi colori un po' sgargianti. Sono dei colori che a me piacciono molto e che credo che mi si addicano molto come colorazione. Anche per le ragazze con gli occhi chiari, blu, azzurri, credo che sia un trucco azzeccatissimo. Può essere un trucco utilizzato per la sera, ma io lo utilizzerei tranquillamente di giorno, dipende dai vostri gusti. Vi lascio il tutorial. Oggi inizierò dagli occhi, mi occuperò della base dopo, quindi parto subito con l'applicare la mia base cremosa di oggi, che sarà una biomatita occhi di Neve Cosmetics. Questa si chiama Vanità ed è un viola molto bello con dei micro glitterini dentro. Mi piace molto. La utilizzerò come base e la vado ad applicare nella parte esterna della palpebra mobile. Salgo e la applico all'inizio perché in mezzo applicherò un altro colore. Lascio, come vedete, l'angolo interno libero. Con un'altra matita occhi dell'ultima collezione di Neve, che è stata, non riesco a pronunciarlo, è questa qua. Questa di Colt, che è molto bella. Io non vi ho fatto la recensione, ma ho visto le recensioni in giro veramente esaudienti, quindi ho deciso di farvi vedere i prodotti direttamente. Utilizzo questa matita, che è quella verdina, si chiama Cielo, e la applico dove non ho applicato Vanità. Non importa se le matite si toccano, sapete che io sono molto rozza nell'applicare i prodotti e poi sfumo, preferisco così. A meno che non siano trucchi proprio che necessitano di massima precisione. Ok, ora vado a sfumare un po' la matita. Mi raccomando, fate questo passaggio di sfumare la matita prima di applicare gli altri ombretti, perché altrimenti poi sfumare matita, quindi base cremosa con ombretto sopra, nel caso di queste matite diventa un po' difficile, un po' complicato. Quindi vado a sfumare tutti i bordi. In questa zona mi tengo all'interno, non sfumo verso la parte iniziale dell'occhio. Nella parte inferiore dell'occhio faccio la stessa cosa, la parte esterna. Nella parte esterna applico Vanità e più verso l'interno vado con Cielo. Ora prendo un pennello a penna e vado a sfumare questa zona. Con lo stesso pennello sfumo i limiti qua tra il turchese e il viola. All'interno dell'occhio vado ad utilizzare questa matita di Pupa della linea Pupart, è quella viola dal numero 004, e la applico nell'interno, nella rima interna. Interna. Essendo un eyeliner è molto potente come colore, molto pigmentato. Ora finalmente vado a prendere gli ombretti. Utilizzerò questo colore di MAC, che è veramente bello, viola, che si chiama Perfect Amour, e questo verdino bellissimo che è dell'ultima collezione di Neve Cosmetics, che si chiama Quetzal o Quetzal, non so. Vado col pennello che ho utilizzato prima per sfumare la parte viola ad applicare il viola di MAC proprio dove avevo applicato la base con la matita viola. Ora prendo un altro pennello per applicare l'ombretto e applico l'altro verdino che avevo fatto vedere, Quetzal, dove avevo applicato la matita verde. Io li ho testati questi colori sovrapposti prima e ho visto che danno un effetto proprio bello. Potete far andare l'ombretto anche sul viola salendo un po'. Vedete che sul viola fa un altro specie di sottocolore ancora. Queste matite di Neve Cosmetics utilizzate come base mi piacciono veramente tantissimo.
Ora con la stessa matita eyeliner di Pupa che ho utilizzato prima, quella viola, vado proprio a creare la mia linea di eyeliner. Non serve essere precisissimi perché poi verrà sfumata. Vado a sfumare con la parte dietro della matita, queste matite hanno una spugnetta nella parte dietro che vi aiuta a sfumare proprio in modo perfetto, perché sono un po' durette da far sfumare con i pennelli. Ora prendo uno dei due blush della collezione di neve, che si chiama, il più chiaro si chiama Maya, ed è questo rosina molto chiaro, bellissimo, e lo utilizzerò per illuminare. Ne prendo veramente pochissimo, giusto per dare un po' di luminosità con un pennello da sfumatura, e lo applico nella parte alta dell'occhio e anche all'interno. Vedete che col viola mi fa questi riflessi stupendi. Ora applico il mio mascara, che è Love Extreme di Essence, molto abbondantemente. Lo applico anche sotto. Abbondate col mascara, che non guasta mai. Anche due o tre passate, se il mascara che utilizzate ve lo permette, oppure in alternativa le ciglia finte. Questo mascara è strepitoso, guardate. Ogni volta che lo applico mi meraviglio. Passo alla base. Inizio correggendo leggermente con questo colore giallino le mie occhiaie. Leggermente, nel senso che non ne metto troppo. Poi vado di fondotinta, utilizzerò il Mineral Eyes. Il mio numero è l'NC25. Vado con le dita. Potete usare il fondotinta anche per definire la parte finale del trucco, col pennello, con le mani. Prendo il mio correttore, che è sempre Mineral Eyes Concealer, in questo caso ovviamente, e utilizzo l'NV20. E correggo qualche brufolino. Applico un po' di citrina trasparente, in questo caso utilizzerò la Professional Powder di Pupa. È fisso. Finita di applicare la cipria, vado subito a sistemare le sopracciglia, che non ce la faccio vederle così, col truccate e completamente splacchiate. Sto utilizzando la matita di Neve Cosmetics Manga Bronze, la colorazione più scura. Adoro questo trucco. Ora passo al blush. E utilizzerò lo stesso, inizierò utilizzando lo stesso che ho utilizzato per illuminare, che è Maya dell'ultima collezione di Neve Cosmetics, e poi passerò a dare un punto di colore con l'altro della collezione, che si chiama Flame Tree. Quindi inizio con questo, quello chiaro. Lo allungo verso le tempie. Ora vado a dare un tocco con l'altro colore, quello più scuro, che era, avevamo detto, Flame Tree. È giusto un tocco proprio nella parte bassa dello zigomo. Ok, e ora con un pennello abbastanza piccolino vado a prendere la terra. Sembra una pubblicità di Neve Cosmetics questo trucco, ma non lo è. Sto utilizzando proprio i colori, li ho scelti proprio ad hoc. Avevo in mente questo trucco, è una cosa un po' particolare perché io di solito parto, scelgo qualche colore, parto e faccio. Questo invece proprio l'avevo in mente, l'avevo costruito nella mia testa. Io non uso le face art di solito, l'immagino, e quindi non è stato apposta, cioè non ho utilizzato di prodotti Neve Cosmetics apposta.
Utilizzerò Kalahari, che è una terra, è un nuovo prodotto di NEO Cosmetics, è una terra completamente matte, è molto modulabile. Un pochino. Vedete, molto chiara, adattissima per le ragazze di carnagione chiara, pescata. Qua sotto, soprattutto verso il centro del collo. Questi trucchi dopo gli occhi sono molto evidenziati, io trovo bellissimo un pelo dei contouring. Trovo che renda il viso molto più armonioso, anche quando si ha un bel viso, il contouring aiuta tantissimo a esaltare, diciamo, punti forti del proprio viso. Sfumo tutto insieme e passo alle labbra. Sulle labbra utilizzerò un semplicissimo gloss, questo qui è di Pupa. È il 301, è un gloss con i glitterini, vedete? Non è che più le scritte da quanto è consumato. Per illuminare questa parte alta dello zigomo utilizzo qualche goccina di correttore. Il trucco è finito, ragazzi, ho sciolto i capelli così sono un po' più decente. Niente, spero che vi sia piaciuto, che vi divertirete come dico sempre a riprodurlo, perché anch'io guardo altre ragazze su YouTube per ispirarmi, prendo certi spunti, certi colori, certe idee. Spero che il mio serva di spunto a voi. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!